Ciao a tutti, oggi siamo con un nuovo video del canale. Oggi farò la top 10 delle skin peggiori del mio armadietto. Prima che iniziamo, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel like. Fate tutto questo anche sul canale di Red Wolf 835, Rosa Nieke Trubo 7 e Stefani 45. Iniziamo con la top 10 che ho messo. Se, non mi ricordo più come si chiama questa skin. Però, Cuor d'Oro, la prima clue. Sembra si chiama Cordoro, se mi sbaglio, se non mi ricordo come si chiama skin, da quando l'ho shoppata non l'ho mai proprio usata perché non piace proprio niente. Però se ci sta bene con quale clue della stagione l'hanno messa nella scorsa. Comunque la clue era del mese di gennaio 2023, la prima clue di Fortnite, che a me non mi fa impazzire, la shoppa solo per i 1950 V-Bucks. Andiamo alla prossima che ho messo, Siona. Skin del pass battaglia capitolo 2 stagione 3, che a me non mi è mai piaciuta. A parte, secondo me, tutti quanti non ci è mai piaciuto come skin. Una skin più dimenticabile di quella stagione, no, 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 di quella stagione, però diciamo proprio di quel pass battaglia che me avevano fatto pure tanta hype per la skin maschile, ma la skin maschile è peggio della femmina. Andiamo alla prossima che ho messo, la crew di gennaio 2022. Tutte le crew di gennaio vanno tutte schifo, sinceramente, per me. Perché sono passati tre mesi di gennaio che le crew mi piacciono proprio. Comunque, parliamo di questa skin, la dottoressa Stallone furtiva. Io se non la metterei come crew, la metterei come skin natalizia. Come tutti avevano detto prima che usciva come crew su Fortnite. Sinceramente a me la metterei come skin natalizia nel pass battaglia, sì. Come si dice? Nello shop, ecco. Io la tengo solo perché avevo la crew di dicembre del 2021. Passiamo alla prossima che c'è. Non ha senso questo nome, però si chiama Absence. Boh, non lo so, manco lui non tiene senso come skin. Absence, senso, che non ha senso forte come skin. Una skin. Non so se. La tengo solo perché avevo più di 4 euro sulla mia PlayStation, e la tengo. Comunque, skin mai usate, invece più lo stile questo qua rispetto a quello arancione, sinceramente. E poi all'inizio che è uscita questa skin nel leak, mi sembrava un pesce secco la foto, infatti io pensavo un pesce secco proprio pack da 4 euro, invece no, era una skin di me. Comunque, passiamo alla prossima. Abbiamo Centurione, un altro pacchetto della stagione 6, capitolo 2, ma nemmeno a farlo apposta. Oggi che è 16 marzo, la stagione 6 del capitolo 2 compie 2 anni che esiste, che sta su Fortnite. 2 anni, guarda, sono passati 2 anni di quella stagione. Comunque, vabbè, a parte questo, la skin ce l'ho. Ma non mi ricordo se l'ho shoppata oppure già avevo 4 euro, più di 4 euro sulla PlayStation. Adesso non mi ricordo. Sinceramente, come 2 anni fa, sinceramente. La skin l'avevano fatto uscire troppo dopo tanto tempo, il 30 marzo, se non sbaglio, del 2021. La skin già era uscita. Per esempio, poi l'avevano tolta, eccetera. Poi passiamo alla prossima, che abbiamo Mina Macchinista, un pack di Salve il Mondo, che io lo tengo solo per avere Salve il Mondo, ma sinceramente a me non piace proprio come skin. Passiamo alla prossima. Abbiamo questa skin del Plus, la mia prima skin del Plus shoppata. Con il Plus mi sono approfittato del capitolo 2 stagione 1. Come Plus, non la uso mai, sinceramente, come skin. All'inizio la usavo perché mi piaceva un pochettino. Passiamo alla prossima. Sultura, un altro Plus del 2021 di dicembre, capito, 3 stagioni 1, che a me non è uscita. Ogni volta che qualcuno la metteva in lobby, abbandonavo, sul serio, che non mi piace come skin. Poi passiamo all'ultima. Ah, non è l'ultima. Abbiamo Squadra Brina, skin di Natale, mai usata. Poi passiamo all'ultima skin, Piumino da Tormenta, se mi sbaglio. Sempre Plus del capitolo 3, stagione 3. La skin deve essere Ramirez Natalizia, però hanno cambiato le cose. Comunque, come skin mi piace. Comunque il video finisce qua, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!